I Love Tourette al Salone del Libro, un progetto di cui ormai si è già parlato in città per valorizzare i Tourette, ovvero queste fontanelle così tradizionali del Piemonte. Qual è l'idea? Adesso in via sperimentale è già partita, insomma, questa idea posizionando dei beacon all'interno delle fontanelle. Allora, è un'idea sperimentale che dovrebbe aiutare poi a trasmettere delle informazioni nelle zone che sono circostanti la fontanella. A Torino ci sono più di 800 fontanelle, quindi è un progetto per il momento in via sperimentale che ricopre soltanto qua 5 o 6 fontanelle nelle piazze principali e che volendo stiamo cercando con l'aiuto dei nostri sponsor, Regione Piemonte, SMAT e Turismo Torino, che ci aiuterà a diffondere queste informazioni. Sono informazioni di qualunque tipo, quindi dal video a dei messaggi musicali, a delle mere informazioni turistiche che possono essere ricevute tramite queste beacon. Scaricando l'applicazione iLoveTourette.it sulle varie telefonini che hanno sia Android che Apple si possono avere delle informazioni. Passando vicino alla fontanella si riceve il messaggio, una notifica che ti dice che lì vicino hai un Tourette identificabile con questo adesivo che vediamo e che appunto sul telefonino poi ti darà le informazioni che sono predisposte nella fontanella. Quali sono quelli già attivi, almeno alcuni per iniziare a provare? Alcuni, quelli che mi ricordo, sono in piazza Castello, in piazza Vittorio, in piazza 18 dicembre, per il momento questo del Salone del Libro, dove abbiamo delle informazioni scritte apposta per il Salone del Libro. E poi c'è una proposta, fatti un selfie con il Tourette. Fatti un selfie con il Tourette è un concorso fra virgolette che abbiamo lanciato in questo momento, giusto appunto. Puoi fare un selfie con il Tourette, postarlo sull'hashtag hashtag selfie Tourette e i più simpatici verranno poi premiati da noi con dei mini gadget. Com'è questa esperienza al Salone del Libro? Interessante, molto interessante per noi, è la prima volta che ci siamo, ci serve per farci conoscere e per difendere il Tourette tanto amato dai torinesi.